Penso che uno dei principi dell'allenamento è proprio la variabilità delle esercitazioni. Il momento dove si suda di più e dove devi mettere, diciamo, la benzina per poi affrontare il campionato. C'è un rapporto quotidiano prima di ogni allenamento su che esercitazioni proporre alla squadra, se esercitazioni collettive oppure di reparto, dove ci si confronta un attimo su alcuni aspetti importanti da far apprendere ai giocatori. Bisogna pensare al lavoro del proprio corpo e in più sentire quello che vuole l'allenatore. Sono due cose che vanno in simbiosi, sia per il bene tuo che per il bene della squadra. Ma l'idea di gioco deve essere un progresso quotidiano e costante, quindi io devo vedere, non è che mi devo aspettare chissà che, devo vedere che gli step che ci siamo posti vengano rispettati. Sicuramente il ritiro è la base di tutto, è come per tutta la squadra, anche per noi è la base per capire quali sono le richieste del mister nella fase difensiva e per conoscerci sempre di più tra compagni e anche come reparto, per far sì che la difesa sia un solo uomo, però formato da quattro persone. I ritiri, oltre a entrare in forma e lavorare con l'allenatore, servono anche a questo, a creare un gruppo importante che poi durante l'anno riesca ad amalgamarsi bene e a dare tutto in campo per l'unico obiettivo che si ha.